Eco, cambaleleco, 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 cambaleleco. Camalaleco. Kula gyanam ekhiye jare. Kamamaleku. Kamamaleku. Sta bene. Kamamaleku. Tell me why. Na mi van, megfulladtál, hülye gyerek? Lavoro. Voltare a destra. Voltare a sinistra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Al lavoro. Andiamo. Voltare a destra. Mi sono scordato di settare il cambio corretto. Però vediamo questo come va. Poi eventualmente. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Andiamo. Voltare a destra. La modifica. Mi sa che questa sera ci sarà un bel po' di movimento qui sulle strade di ATS 2. Thank you.
per ora si comporta molto bene. Al momento ho acquistato lo Scania perché ho effettuato una sorta di sondaggio per capire quale nuovo camion dovevo acquistare, quale nuova motrice o trattore, e al momento 2 voti su 3 hanno decretato andare dritto. Che doveva essere lo Scania. Andare dritto. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Schnella, schnella. Curre, curre, guaio. Andare dritto. Have a nice tenersi trip, a destra, my friend. Bye bye. Uscire a destra. Uscire a destra. Auf Wiedersehen, Freund. Bye bye.
tedesca di Germania, ja? Andare dritto. Oğlum o ne lan? 1-2 polizei. Al limite della fisica. Adesso rallentiamo un po' in queste curve o rischiamo di ribaltarci. E intanto il volvetto è lì. Schnell, schnell, ja. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Per ora si comporta abbastanza bene il cambio standard. Dovremmo un po' testarlo sulle salite. Friend, live on Twitch, Double Logistica One. Do you copy me? Over.
Tenersi a destra. Uscire a destra. Voltare a destra. Groningen. O Groningen. Che dir si voglia. Ossen_basso Darabi nuovo follower. Benvenuto. Hello, Ossen. Welcome to my stream. Thank you, thank you, thank you. Brecco, brecco. So I bought a new Scania because I made a kind of exit poll for reaching 37 followers, and everyone voted. At the moment is 2 for Scania and only 1 for Volvo. This is a Streamline, old school tractor, road tractor. Ossen Darabi. Merci pour le followage. C'est très dur ce soir.
streamline. Victor 8. Thank you. I hope you will enjoy the way I drive. Which truck is your favorite? Which brand? Which one it is? Thank you, bro. Have a nice trip, my friend. Bye bye. Live on Twitch, Dub Logistica 1. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Live on Twitch, Dub Logistica 1. Over, over. Okay, Hussein, I will buy a Volvo. Which series do you prefer, the old or the new one? This is the actual tracker I'm using. 730. Buon viaggio. Voltare a sinistra. Andare dritto. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra.
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. È stato un bel viaggio. È ora di andare. Volvo voltare 7, a sinistra. 50. Voltare a destra. FH should be FH 60. Tenersi a sinistra e poi voltare 60. A sinistra. Should be. Which voltare a sinistra. Which Volvo do you prefer? The old or the new one? Oh, see. You are the prince? Do you speak French, Hossein? Parlez-vous français? Sbandisce. Hossein, do you like a farming simulator? Have you ever play with this game?
Tenersi a destra. Tenersi a sinistra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Hallo? Einer Deutsch hier, hallo? Hallo? Hello, my friend. Moin! Live on Twitch, Double Logistica One. Live on Twitch, Double Logistica One. Do you copy me? Over.
sound, my friend. No sound. No mic. Over. Prepararsi a voltare a destra. Your mic doesn't work, my friend. No sound. Over. Voltare a destra. Ouch. Quella, ciao. Da gatto picchio. Com'è la situazione lì da te? Sei in live anche tu? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Andare dritto. Tenersi a destra. Ok. Qual è il tuo camion preferito? Tenersi a sinistra. Nella pagina iniziale c'è un piccolo una piccola votazione per scegliere al momento tra Scania
E Volvo, per il prossimo, per la prossima live di domani sera, se ti va, passa a lasciare la tua preferenza. Al momento l'amico Hussein ha anche tu lo Scania. Ieri ho fatto la live con il Mercedes, è il storico Mercedes con cui ho iniziato dopo un bel po' di tempo a rigiocare informazioni, scorrendo il menu sotto informazioni, ci dovrebbero essere tutta una serie di schermate, riquadri. Ah, perfetto. È solo che tu non vedevi la skin ieri. In realtà io ieri avevo la skin di Santa Tracker, di Babbo Natale. Ok, vai tranquillo, vai, io sono qui. Prova a vedere, eventualmente puoi lasciare la tua preferenza, magari da PC. Dovresti provare a scorrere il menu, diciamo così, sotto all'immagine del profilo, sotto il simbolino. Sto ricalcolando il percorso. Andare dritto. Touch and go. Tranquillo, non ci sono problemi. Tanto comunque lo Scania al momento già l'ho preso, quindi è come se tu già avessi espressa la tua opinione, insomma
come se avessi già dato il voto alla... Ah, ok, allora forse funziona soltanto da web il sondaggio, evidentemente. No problem. Comunque lo Scania già c'è. Tenersi a sinistra. Lo Streamline. Solo che mi sono dimenticato di adeguare e adattare il cambio. Infatti a 110 questo mi arriva quasi a 2000 giri. Però per ora non mi sta dando problemi. A livello di marcia in salita. Per tenersi a sinistra. Per cui al momento credo di lasciare così la configurazione del cambio. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Brecco, brecco. Uscire a destra. Wrong way, my friend. Wrong way. Wrong way. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Sono su uno al momento, sono sul primo server. Io sto sempre sul server 1, tranne se va in crash o ci sono problemi, vado sul 2. Ma solitamente resto sempre sul server 1. Tenersi a destra e poi uscire a destra.
Uscire a destra. Uscire a destra o uscire a destra? Questo è il problema. Andiamo a palla. Repubblica Ceca, se non ricordo male, Repubblica Ceca, questo paese Bistrica. Sto completando un viaggetto di circa 1200 km, una cosa breve, insomma, diciamo. Buona, 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 buona. Tenersi a oh, salut, mon frère. Salut, mon ami. Bonsoir. Bonne route. A vous. Non mi dico che il vago. Samente. Grazie per l'host. Sono grosso modo a metà strada. Sì, io domani sera streamerò sempre dalle 22 alle 24 più o meno, quindi da dove mi fermo stasera, da lì riparto, da questa Bistrica. Ora ti faccio vedere così vedi meglio il nome della città. Bistrica. Baila. Sì, se c'eri ieri sera. Ah, tu dici presente? No, non l'ho acceso il Discord. In realtà lo utilizzo prettamente quando, insomma, parto per fare il convoglio. Sì, al baretto.
se ci sei te domani sera, io quando parto e faccio la live utilizzo anche Discord, così magari ci becchiamo anche lì. Al baretto, al solito bar. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Qual è il titolo di questa canzone e chi la cantava? Ti do un indizio, è un gruppo musicale molto molto famoso negli anni 90 in Italia. Ti Il titolo? La prima risposta è corretta. Ti diciamo sì, gli anni, bravo. Complimenti, Lei ha vinto un bel trattore Scania, Lo può andare a ritirare al concessionario di Gigino, Complimenti, un applauso. Però ti tocca fare un viaggetto in Inghilterra perché Andare Gigino dritto. sta in Inghilterra, sta. Infatti nel video, se non erro, proprio nel videoclip di 883 c'erano le due coriste che erano Paola e Chiara. Yezzi. Sì, il trattore, un John Deere, un Fiat Agri. Sì, no, lui ti fa il prezzo buono se vai lì e dici, mi manda Luigi, il cugino, quello là di Roma. Ti offre pure il caffè. Andare dritto. Installa anche il baracchino con la radio CB27 MHz con triplo modulatore, effetto elicottero, Roger Beep Colt. E in più un cambio Shimano rispetto a quello standard. Hello my friend, live on Dark Andare Logistica dritto. One Twitch, over.
La prima volta del viaggio è il primo casello dopo oltre 600 chilometri. Eh sì, quella era, è già più anni 2000 se non ricordo male, la regina delle celebrità, che poi ne hanno fatto anche una versione dance. Vabbè che gli 883 hanno fatto anche diverse collaborazioni con Usura Datura. Hanno fatto non su dove stessa, hanno fatto diversi pezzi in versione dance. I 883 remix. Sì, se non erro, gli 883 si sono sciolti, se non erro, nel 99, prima del 2000. Infatti poi dopo Max Pezzali ha fatto la carriera da solista, e se ben ricordi c'era anche Mauro Repetto, non so se è presente quel ragazzo con una folta capigliatura che praticamente durante le canzoni lui si occupava di fare le coreografie dei balletti. Sì, gli 883 sì, nell'89 in realtà già avevano formato il gruppo, anche se non mi sbaglio, se non erro si chiamavano Hip Hop, se non ricordo male. Poi 883, se non ricordo male, Lessi, che si erano formati agli inizi degli anni 90, nella prima metà degli anni 90, se non erro. Era il 93, mi sa, con hanno ucciso l'uomo ragno, 93-94. Comunque, se non ricordo male, il primo nome del gruppo era Pop, qualcosa del genere. Perché alla fine degli anni 80 era subentrato un nuovo stile, genere musicale, alternativa al funky, che erano i primi rap e i primi pezzi house dei Technotronic. Sì, esatto, per via della passione per la moto, la Harley. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Andare dritto. E hanno segnato praticamente un bel po' di anni
musicalmente gli 883 hanno fatto veramente, hanno sfornato pezzi incredibili. Tutto merito ovviamente anche di Claudio Cecchetto. Andare dritto. Andare dritto. E se non erro l'album più venduto, se non ricordo male, pare che fosse North, Sud, Ovest, Est, con Come Mai il singolo più... Sì, Fiorello, sì, era quel periodo lì. Comunque se non erro l'album più venduto dovrebbe essere appunto North, Sud, Ovest, Est. Con un brano, con la cosiddetta ballata, come si diceva una volta, che è Come Mai, e che quella lì, oramai quella canzone attraversa gli anni ed è sempre molto attuale. Claudio Cecchetto è stato anche un ottimo DJ negli anni 80, Gioca Jouer. Insomma, è una canzone che hanno ripreso in più lingue, che poi era un blues se non ricordo male. Tenersi a destra. Sì, è stato un periodo particolare per la musica italiana. Uscire a destra. Alla metà, diciamo, alla fine degli anni 80, agli inizi dei 90. Sia per la Italo Disco, per la dance di produzione italiana. Hanno fatto tutti quanti la gavetta. Infatti poi con le prime TV, i primi network, MTV, che all'inizio si chiamava proprio
Music Television usciva per intera la dicitura, poi è stata andare abbreviata. Dritto MTV, infatti Music Television c'era già nell'87-88, già trasmetteva. Fiorello, nonostante la sua età, è sempre bello, pimpante, divertente. Ah, vabbè, credevo di essere molto più vecchio di te, dai. Esposito. Non so se te la ricordi, ma in generale la musica degli anni 80 e quella della prima metà degli anni 90 era fantastica. Che è avvenuto in quell'arco di quegli anni, un cambiamento e un arricchimento di generi musicali incredibili. Ah, hai ragione, è che purtroppo, caro omonimo, io mi dimentico. Ma lo faccio pure per non farti sentire il più vecchio, piacere. Tullio De Piscopo, sì. Tullio De Piscopo. Allora, c'era una canzone molto famosa che era Andamento Lento. Tuttora una canzone molto accreditata anche nei piano bar. Senti che parola, piano bar. Che oggi si chiamerebbe karaoke. Stop Bayon. Tullio De Piscopo è stato il primo batterista di Pino Daniele, se non erro. Poi c'è stato Franco Del Prete, che qualche anno fa è deceduto, e è uno dei più grandi batteristi jam session. È musica live, è per palati fini. Però apprezzo soprattutto le cover band. Perché poi è tutta un'altra cosa la musica dal vivo. Meglio ancora se il concerto è di qualche grande artista o in generale i concerti.
ma quelli sono questi artisti qua, Rino Gaetano, ma anche Edoardo Bennato. Prepararsi a voltare a Sono sinistra. artisti per palati fini. Non hanno Voltare a sinistra. prodotto, diciamo così, pezzi, quello che in gergo si dice commerciale, cioè non facevano canzoni banali. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Sì, ha sempre quella verve molto, molto attenta alle problematiche, è sempre molto attivo, infatti. Seguo spesso i suoi post su Facebook, insomma, è attivo, attivo. E anche lui ne ha scritti tanti di pezzi belli, di protesta. Infatti, se volessimo dirla tutta, Bennato è il re del rock. È un personaggio, Edoardo Bennato, un cantautore veramente che con chitarra, armonica e tamburello ti fa dei concerti strepitosi. Ho seguito una live qualche mese fa che fece su Facebook, è micidiale. Bravissimo. Sì, purtroppo sì. Pare che è deceduto o a 33 o a 35 anni. Non aveva superato i 35 anni, se non erro. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Di cantautori bravi italiani ce ne sono e ce ne sono anche parecchi. L'unico problema è che purtroppo, diciamo così, se Tenersi non a destra e hanno poi voltare a un destra. buon gancio, Voltare a destra. non sempre riescono ad affermarsi sulla scena musicale. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare Ah, a 31. destra. Eccoci Ricordavo, arrivati, insomma, sani e salvi. che è deceduto molto giovane. Che poi riguardando i video sembrava molto più
grande di età. Forse era lo stile con il quale si vestivano in quegli anni, insomma negli anni 70-80. Faccio un ultimo pezzettino, vediamo un po'. Scendiamo verso l'Ungheria o Romania, vediamo un po'. Scendiamo in Ungheria. Facciamo questa qui, l'ultimo pezzettino. Mettiamoci al lavoro. Voltare a destra. Dresda. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Qui termina il nostro viaggio. Prendo questo qui, ma è l'unico più breve. Unica pecca, peccato non aver potuto personalizzare la scritta Streamline. Volevo farla. Ok, andiamo. Di un colore molto simile al dorato. Sì, voltare la vedevo la a skin. Destra. Perché ho la maggior parte delle skin. Prepararsi a vernici, voltare a destra. Vernici e DLC ce le ho quasi tutte. Voltare a destra. Mi mancano solo quelle fantasy, quella dello spazio, queste cose qua. Però anche quella lì dei mago Harry Potter. Aia. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Il Magnum è un bel camion. L'unica, diciamo così, l'unica pecca che c'hanno questi trattori
o motrici con il baricentro o la cabina alta che in curva a velocità sostenuta si ribaltano. Pensa che io mi sono ribaltato un sacco di volte con il Mercedes, quello lì, il primo modello, quello lì bassino, senza la cabina alta. Ma mi sono divertito. Magnum, se dici Magnum però mi fa venire in mente il gelato, mamma mia. Andare dritto. Io in Inghilterra quando prendevo quelle uscite e le prendevo molto sul margine destro, per farti capire dove la strada era molto inclinata, lì mi sono divertito a ribaltarmi, ma ho fatto un ribaltamento controllato, cioè che sapevo che mi sarei ribaltato, adagiato sul guardrail e poi mi sarei appoggiato a terra facendo pochissimi danni, e un sacco di volte mi sono divertito. Infatti sul mio canale YouTube, tra le tante epic fail, l'ho pubblicata, ma quella più grande sta sul mio canale YouTube. Dab Logistica, c'è quello lì che mi è capitato durante il periodo delle festività natalizie con il Mercedes con la skin di Babbo Natale. In realtà tu, se vai a guardare il video, vedrai soltanto che mi sono anch'io alzato in stile shuttle nel cielo. In realtà io stavo trasportando le automobili, avevo fatto tutto il viaggio e dovevo soltanto rientrare nel concessionario, soltanto che l'ho presa lunga, l'ho presa dritta dritta nel muretto per entrare nel concessionario, e poi puff, sono saltato in cielo come se fossi il tappo dello spumante, puff, e mi sono fatto un bel po' di doppio avvitamento. Ma quella è stata una delle epic fail in assoluto. Sono arrivato a toccare, a superare i 200 km orari. Ho fatto pure io qualcosa come 300 km così, da una nazione a un'altra, in un istante. Mi sono divertito, anche se ho danneggiato il camion e ho perso il carico, però è stato uno spasso quella bella volata, o quel bel volo, senza slitta tra l'altro. Sì, mi sembrava di essere le onde elettromagnetiche degli apparati radio durante il periodo della propagazione delle onde HF. Così mi sono sentito. Sono partito là, giravo e non si è capito niente.
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Caspiterina, hai fatto pure tu un bel volo, eh? Eppure pensa che questi mezzi non hanno le ali, però stranamente riescono a volare e raggiungono velocità e altezze incredibili. E parliamo solo di motrici, di camion, dei mezzi pesanti. Ebbene sì. Sì, ma infatti pure io mi sono... Ma secondo me sai cosa è stato che... In realtà è come se venissimo tamponati noi dai nostri rimorchi quando imbattiamo. Quindi è per questo che i mezzi volano e arrivano fin sulla luna. Però posso dirti che la fisica della cabina invece è cambiata tantissimo. Io, tra l'altro, ho visto il video di un... ora non mi viene in mente il nome, Lunadix se non erro, che ha fatto l'intervista a un programmatore. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Di SCS che producono Eurotruck. Voltare a destra. E gli ha chiesto il perché non inseriscono, o meglio, non fanno sì che i danni possano sembrare reali, che siano reali. Cioè, se tu prendi un impatto a 90 km orari, il camion prende il muro, tu non lo puoi utilizzare più. E il programmatore, questo l'intervistato, disse che praticamente loro evitavano di mettere delle di far sembrare i mezzi danneggiati, sia per l'immagine dal punto di vista d'immagine del mezzo, quindi della casa costruttrice, e sia perché il gioco è destinato a un pubblico, diciamo, di, mi pare, più 3, più 6, per cui potrebbe risultare scioccante, ecco, vedere un mezzo distrutto, così come in alcuni tratti dove ci sono i pedoni. Un impatto, tu sai, no, che l'impatto con un essere umano comporta a determinate dinamiche, e quindi hanno evitato anche questo, appunto, per cercare di rimanere coerenti con l'età consigliata del gioco. E alla fine quindi loro andranno a migliorare un po' la fisica della cabina, che prima era rigida, invece adesso è un po' più mondeggiante, insomma, però da 9 anni a sta parte, insomma,
sono cambiati parecchi. Sì, sì, hanno cercato di creare un gioco adatto un po' a tutti quanti. Per cui pure i ragazzini ci giocano. Solo che per esempio confondono GTA con Euro Truck, viceversa. E ti trovi sempre qualcuno che insomma ti tampona, ti fa ribaltare. Però è un po' il rischio che si trova anche nella vita reale. Andare dritto. Però Euro Truck è comunque veramente un gioco particolare, insomma, a me rilassa. Certo, fa magari incavolare quando ci sono i tenersi troll a sinistra e poi continuare dritto. Però poi nel 99% dei casi andare dritto va a buon fine. La consegna. Per le sospensioni qualcosa si può fare solo sul volante al momento, si può agire le vibrazioni al volante, infatti le ho smorzate parecchio. Però dai un'occhiata nelle impostazioni, perché se non erro mi pare che ci sono delle impostazioni, così come ti servono per ridurre l'angolo morto dei pedali. Dai un'occhiata, può darsi che c'è qualcosa da ammorbidire le sospensioni, ma questo è tutto da vedere. Andare dritto. Pensa che prima le sospensioni erano le balestre. E come direbbe il grande Totò, ho detto tutto. Erano veramente sistemi di andare dritto. Di assorbimento delle vibrazioni, degli impatti, insomma, della strada, che erano altre cose.
La vecchia Fiat 500. Caspita. Non lo sapevo. Credevo che ci fossero soltanto le sospensioni classiche. Forse lo fanno pure per evitare di sovraccaricare troppo le sospensioni idrauliche, evidentemente. Chissà se le montano anche sulle motrici, sui trattori, oltre a montarle sui furgoni, sui mezzi commerciali. Non mi veniva il termine giusto. Non so se ci hai fatto caso, sul cruscottino lì c'è il famoso Babbo Natale. È praticamente una sorta di portafortuna, perché ogni volta che non l'ho messo mi è capitato che qualche stupido, insomma qualche testa calda, abbia fatto un po' di danni. Credo di sì. Se non erro, era il periodo di Natale di un paio d'anni fa. E ho partecipato a un evento di Natale e mi hanno praticamente dato il Babbo Natale con l'oggettino che pende lì sul centro della cabina, che era una stella di ghiaccio. Tranquillo che ogni anno il periodo delle festività fanno sempre degli eventi a tema delle festività. Andare dritto. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Anch'io ho partecipato a quella di Natale, quella del COVID. Andare dritto. Infatti, se ci hai fatto caso, il pendolo lì, il Hoop Tracker, era uno dei premi che ti davano una volta superata la
superato l'evento, insomma. Così come in American Truck, in ATS. Io l'ho fatto su Eurotruck e mi sono ritrovato i premi anche in American Truck, premettendo che ovviamente io l'ho fatto due volte. Però c'è chi dice che facendolo una sola volta si sia ritrovato alla rotatoria prendere la seconda uscita. Non lo so. Ecco, hai visto? Non ho neanche finito di parlare. È arrivato già lo stupido di turno qua. Uscire adesso. No, sinceramente è inutile. Andare dritto. Sì, no, questi sono quelli che cazzeggiano. Ma tanto io ho pronto il freno del rimorchio, perché se vuole fare l'arrembaggio lateralmente io lo faccio alla rotatoria, prendere la prima uscita. Faccio fallire l'impatto. Oppla. Hai visto questo? Uscire adesso. Altro che si è ribaltato sulla rotonda. Sì, no, ma infatti come hai potuto vedere io ho frenato perché sapevo che lo avrebbe fatto. Sì, ma in effetti probabilmente lui starà guardando le sue bravate in live. Тебя мать сдохла, поляк ебаный, блядь. Чё, да вы ёбались, поляки ебаные, блядь? Sorry, my friend, do you speak English? No, I can't. Your friend, you know, your friend. Stupid idiot. Il est un idiot. Ouais, c'est vrai. It's your friend, yes? Oh no, it's not my friend. I think it's your friend, man. Man, I'm live on Dub Logistica 1. You can see the live.
and he tried to hit me like you. Sorry man, I don't understand you, but if it's not your friend, good luck game. The one was a troll, don't worry. Have a nice trip, my friend. Bye bye. Okay. Good luck, man. Good luck. The same to you. Try safe, my friend. Bye. Bye. Hai capito? Diceva che lui era amico mio. Il tipo che ha fatto. Voleva tentare il tamponamento. Che poi questa mi ha bloccato, ma a che pro? Però alla fine ci si diverte anche su queste cose qua. Approfitto, faccio anche il pieno di carburante. Riorientamento. Eh sì, a lui. A lui l'ha presa alla sprovvista, mentre invece io lo avevo adocchiato nello specchietto. Non a caso, appena ha iniziato ad avvicinarsi alla striscia che divideva la corsia, ho frenato subito. Perché ho visto che si è allargato e poi dopo ci sarebbe stato l'impatto. Diciamo che quando guido in Eurotruck guido con estrema attenzione. Su ATS invece là veramente ti rilassi. Ce ne sono veramente pochi, però tutta un'altra cosa. Però ATS 2, tutta un'altra storia, come diceva il grande Pino Daniele. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Diciamo che essendo il gioco prepararsi a voltare a sinistra, il gioco più datato ha anche un'utenza voltare a sinistra massiccia. ETS è un po' più di nicchia, diciamo così, è meno diffuso perché non tutti, diciamo, sono alla ricerca di alternative ad ETS 2, insomma, con ambientazioni in altri stati, in altri continenti. Dresda. Andare dritto.
andare dritto. Può darsi pure che tra qualche anno faranno l'espansione del Nord America, Sud America. Attualmente, se non erro, le promozioni hanno inserito il Canada, così come a suo tempo all'inizio anche con ETS. Prepararsi a voltare a sinistra. Promod inserì in Sud Italia, insomma. Voltare a sinistra. Perché prima era solo la parte fine del viaggio del Nord Italia. Accessibile con i mezzi. Sarebbe insomma molto molto complesso, però credo che sia fattibile. Poi bisogna vedere un po' gli sviluppatori come la pensano. Però sarebbe davvero una bella cosa. Adesso prendo il garage, così parto da qui domani sera. Resta. Hi, Usain. Thank you for following. Welcome to the stream. Welcome, welcome, welcome. Brecco, brecco. Usain_044, nuovo follower. Bienvenue, merci pour le follow. A domani, caro. Buonanotte. Usain, thank you for following.